Innanzitutto grazie a tutti di essere venuti, che siete tutti bellissimi e grazie veramente, perché io vivo queste cose con immensa gratitudine proprio, no? Perché dico, mamma mia, chissà, però Maria Teresa ha fatto la magia e io non so come anticipare, perché mi sembra che in qualsiasi maniera descriva questa diciamo rappresentazione, questo monologo, mi sembra di togliergli veramente l'onore che merita. E io, più che presentare Maria Teresa, cosa dici? Devo dire ancora qualcosa? Non fare le facce. Allora, l'unica cosa, non scappate via quando è finita, perché ci potrete fare anche proprio le domande alla nostra attrice e al regista, e finisce tutto così, a dare luce vino in un bel dibattito, poi c'è anche il prosecco e grazie, grazie. Grazie, sono di una felicità incommensurabile. Allora, intanto 30 anni di matrimonio, oggi la festa della donna e il mio Tonino per la prima volta mi porta a ballare. Non l'ho mai fatto, mi ha comprato anche delle belle cosucce, ad esempio questo vestito me l'ha comprato lui, io non ho mai avuto un vestito così, mai. Io ho sempre avuto anche questi guanti, i tacchi io non li ho mai portati. Dovreste, belle signore, darmi una mano un attimo e qualche indicazione, perché io è la prima volta che metto i tacchi. Il mio Tonino è una cosa fantastica, io non lo merito, veramente. È sempre stato impegnato, ecco, una è andata. Che sensazione! Oddio! Non l'ho mai fatto! È un 9, eh? Vabbè, me lo direte. Oh, vediamo se la seconda. Che grande uomo! Importa ballare. Io sono emozionatissima, credetemi. È una cosa sensazionale. Io non so neanche ballare. Io non ho fatto nulla in 30 anni. Lui sempre all'estero, sempre impegnatissimo. E quando tornava era stanchissimo, dormiva. E dormiva sempre. Beh, dopo tutto, la sorpresa però me l'ha fatta. Quando è tornato, penso un viaggio in Africa, so assai, mi ha detto, Anna, preparati perché stasera ti porto a ballare. E tutto combina, perché è anche la festa del nostro 30° anniversario. E veramente, io sono emozionata. Tonino, sono quasi pronta, eh? Un attimo e sono da te e poi dopo mi metto quel bellissimo vestito e andiamo a ballare, vero Tonino? Tonino! Tonino! Si è addormentato. Si è addormentato. È sempre molto stanco. Vabbè, pazienza, adesso piano piano lo disallestisco. Oddio, io non ho mai camminato. Vediamo un po'. Vabbè, non è così difficile. Oh, che bello! È incredibilmente bellissimo. Tonino! Niente. Vabbè. Un attimo di pazienza, eh? Arrivo subito. Guarda.
Mi dispiace. Mi dispiace, Tonino. Mi dispiace veramente tanto. Ma era l'unica cosa che potessi fare. Veramente fare. Veramente l'unica. E non è che non abbia cercato altre soluzioni, ma erano tutte, come dire, non so, come provvisorie. Grazie, signore. Grazie del suggerimento. Provvisorie, sì. E cosa fa dopo lo spettacolo? E invece, Tonino, c'era bisogno di una soluzione proprio definitiva. A ciò ho pensato tanto, Tanto, tanto. 48 ore senza dormire per cercare solo che io adesso, Tonino, non voglio che tu pensi che io abbia perso la stima nei tuoi confronti, io non voglio che tu pensi che io abbia fatto ciò per una ragione di odio, rancore, no, vendetta. Vale, ti sbaglieresti di grosso, di grosso, di grosso. Perché credimi, Tonino, quello che ho fatto è un atto d'amore. Sì. E guarda bene che non ho detto che è stato, ho detto che è un atto d'amore. È solo l'inizio del mio atto d'amore. Ah, vabbè, adesso tu non puoi più capire, non puoi neanche più sentire, A parte il fatto che non so neanche se avresti capito, Tonino. Questo è veramente l'inizio del mio atto d'amore. E poi ho un piano. Il mio piano, tutto mio, mio, io e te. Tu non mi abbandonerai mai più. Mai più. Non mi lascerai mai più. E lo sai perché, Tonino? Perché io adesso ti mangio. Ti mangio tutto. Alla bene, mira. Vena sarà matta, il fessi qua e ho, ici se conforta, e se ouvert, mira, e vene bien, c'è, per fortuna che la ghiacciaia che abbiamo in cantina funziona ancora bene. Ho comprato un sacco di spezie, le più... più profumate, le più aromatiche, le più strane, questa non l'avrò messa, però anche un libro di ricette internazionali. Non abbiamo mai fatto un viaggio insieme e questa potrebbe essere l'occasione giusta. Potremmo cenare tutte le sere in modo diverso, Tonino? Ho fatto il conto, mi ci vorranno 15-20 giorni al massimo,
Io sono sempre stata di buon appetito e tu sei sempre stato così magrolina. Oh Gesù! Oh Gesù! Solo adesso mi rendo conto che non ho mai saputo quanto pesavi, Tonino. Ah, ah. Solo che ho un problema. Sì, c'ho un problema, Tonino. Che ci faccio con le tue ossa? Ma non posso certo buttarle al cane, sarebbe una mancanza di rispetto. Ma è incredibile! E poi no. Mi approfitto così trovi anche. Poi no. No, io devo averti tutto. Tutto, tutto. Le ossa e i cani, no? No, devo averti tutto, altrimenti sarebbe tutto inutile. Aspetta, aspetta, aspetta. Adesso mi è venuto in mente che cosa ci facciamo con le tue ossa. Candele. Sì, è per illuminare le nostre cenette. E con l'ultima candela, sai cosa ci facciamo? Ci diamo fuoco alla casa. No, scusa, io non la voglio lasciare a nessun altro. No, neanche dopo morta. Sì, dopo morta, Tonino. Ecco, lo sapevo che questa non la potevi capire. Dopo morta. Tonino, io non posso sopravviverti, altrimenti ti perderei di nuovo. Non so dov'è che l'ho letto. Ecco, forse qui. Sì. Ecco, non so dopo quanti anni noi ricambiamo tutte le cellule del nostro corpo. Io non posso permettermi assolutamente il lusso di perderti. Di nuovo, sarebbe tutto inutile! Oh mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? E pensa che non farò neanche vergogna. Che vergogna! Non farò neanche la... Oddio, che imbarazzo! Non farò neanche la... La pacca! Madonna, che... Per non perderti neanche un poco. Pensa. Sarà doloroso. Sì, sarà duro, sarà difficile. Ma è un sacrificio che devo impormi. Devo impormi. Hello, venemi lo, vena sua amata. Solo che io adesso ho dei problemi, io non le ho mai fatte queste cose qui. Adesso da dove si comincia, Tonino? Tu dovresti darmi una mano, Dovresti darmi una mano. Più grazie. Sì. Da dove comincio? E poi con cosa? Sì, con quel... Ta-ta-ta-ta, di là... È dura, Ragazzi, è dura. Da dove comincio? Dal cervello? Dici, Tonino? Dal cervello? Beh, dopo tutto, sì, perché quello non è mai stato mio. Altrimenti non avresti potuto nascondermi tutti i tuoi tradimenti. Le tue scappatelle, i tuoi viaggi all'estero, le tue assenze. Dal cuore? Dal cuore, dice. Dopotutto, dov'è che abitano i sentimenti? Adesso perché mi sembra tutto inutile, tutta questa cosa qua. Anche tu.
anche tu, Tonino, perdonami, ma anche tu non mi sembri più tu, eh? E allora io? Le spezie, le candele, le tue ossa, tutto inutile mi sembra, tutto. Non siamo neanche andati a ballare. Tonino, ma puoi portarmi a ballare? Oppure balliamo qua, Tonino? Ai pontefici me l'hai insegnato tu. Ai pontefici deceduti, anticamente li si chiamava per tre volte di fila col suo nome proprio e gli si chiedeva se dormissero. Alla terza volta erano deceduti. Tonino! Dormi? Tonino? Dormi? Tonino? Amore mio, aiutami. Aiutami. Prego, maestro. Balliamo, Tonino. Grazie, Tonino. Anche questa me l'ha comprata lui. Bella. Mi può dare una mano, per favore? Non abbia pazienza all'emozione, io è la prima volta che ballo. Grazie. Grazie, grazie. Fantastico. Grazie. Grazie a tutti. Io, caro Tonino, stasera è l'8 marzo ed esco. Esco da solo, ma esco. Grazie a tutti. Potevate viaggio che si possono tenere, eh? Intanto volevo intanto mangiare l'anfitrione di questo bellissimo spazio con questa rosa che l'ho anche costruita io, grazie. Adesso sono vostra. Sono la vostra, diciamo, quasi completa disposizione. Abbiate pazienza, ma io non conosco l'accavallo famoso, quello che... Allora mi metterò così, eh? Va bene? Va bene così? Chiedo alle signore, non ai signori, perché non penso che... A parte che siamo in minoranza. Io volevo mantenere... non so, doveva cominciare Caterina a farmi una domanda e poi dopo continuare con il mini dibattito, chiamiamolo così.
chiedetemi qualunque cosa, tanto non sono preparato e risponderò. Sì. Prego, Caterina, aggancia tu così vanno. Allora, io volevo chiederti come posso parlare col regista? Allora, ci stai parlando già con il regista, però una cosa che volevo dire è che il regista con Marie Thérèse non si sopportano tanto. Giusto fino a ieri sera hanno litigato la lama di coltello, se non ci fosse stata la Giovanna, la compagna del regista di Viderli, sarebbe stata una tragedia, anche perché Marie Thérèse non ha tutto questo bel carattere. E il regista lasciamo perdere e quindi si cozzano, o c'è uno o c'è l'altro. In questo caso faccio uno sforzo e cercherò di impersonare vagamente quell'imbecille del regista. Ma no, io volevo chiederti come hai conosciuto Marie Thérèse. Allora, nasce l'anno scorso durante un itinerante ospedaletti per conto del teatro del Martingegno, che praticamente Barbara Buscaglia, la regista, eravamo un po' così d'accordo o non d'accordo, mi propone un ruolo e io ho letto il copione, il testo, ho visto, ma devo interpretare una drag queen o un drag queen? E sì, ma mi ha fregato perché mi ha detto tu ce la fai a farla se vuoi, no? Tu sei bravo, ma mi ha fregato. Mi ha fregato perché mi ha fregato, a me basta che mi fai una lisciata e io ti cammino sulle bene. Mani. Ha fatto bene. Sì. Da lì nasce Marie, la mamma è lei, la mamma è Barbara, nasce Marie e io che ho sempre, diciamo, accantonato il metodo Stanislavski, perché fondamentalmente, pur avendolo studiato in accademia, non l'ho mai adoperato, l'ho adoperato poco, non... In questo caso Marie mi ha fatto avvicinare anche al metodo Stanislavski, perché per impersonare, quello un drag queen, d'accordo, in questo caso questa sera è una donna matura, 30 anni di matrimonio e via dicendo. Quindi sotto quell'aspetto ho dovuto utilizzare un po' Stanislavski, perché qua si trattava di interpretare donna. Io adoro talmente tanto le donne che volevo anche esserlo un po'. È quello il mio cardine, ed ecco come nasce Marie. E poi diventa personaggio a sé. Prego, signore, prego. Anche più difficili, perché questa qua è una domanda che l'avevamo concordata nel pomeriggio. Prego. Non siete timidi. Perché ho così... La signora mi vuole chiedere perché ho queste belle gambe. Infatti, lo notava la mia amica. Ecco, perfetto. E c'è la mia compagna, mia moglie, c'è la compagna, la moglie, che tutti i giorni mi rimprovera di questo. Mi dice, ma mi dà dei titoli tipo bastardo, come fai ad avere delle gambe così e via dicendo, hai 10 anni più di me, cioè, ma quello, vabbè. Probabilmente perché sono delle gambe da uomo camuffate e allora camuffandole se ne approfitta e diventano belle, ecco. Comunque sì, ho anche la camiglietta stretta, insomma. Ora, scusate il difilema, abbiate pazienza, cioè, voglio dire, fin qua posso passare anche a te. Prego, ecco, sì. Com'è stato viversi drag queen e viversi donna? E le eventuali completamente due parametri e anche due, io parlo a livello tecnico recitativo, attoriale, registri completamente diversi, perché i drag queen nascono negli anni 20 negli Stati Uniti perché dovevano sostituire le donne che servissero ai tavoli, perché donne normali di famiglia, cioè, non andavano a lavorare in un locale clandestino. Quindi nasce già denunciatamente uomo. Difatti molti, non che sbagliano, ma dicono la drag queen, no, è il drag queen, che praticamente impersona in quel momento un misto, ecco. Ossia che
uno lo può notare anche in certe compagini di drag queen, dove addirittura ci sono dei drag queen con la barba, faccio per dire. In quel contesto lì, di quest'estate, a settembre dovevamo essere dei drag queen classici, no? Il quadro descriveva praticamente la drag queen anziana e il drag queen giovane che dovevano andare in scena. La matura tranquillizzava il giovane poi alla fine ha finito per tranquillizzare la matura perché era più emozionato del giovane, eh? E comunque esplicitamente drag, erano proprio due drag quei personaggi. In questo caso, questa è la terza replica in pochi giorni, e mi sto incanalando sempre di più nel reparto donna, ed è completamente diverso dal drag, perché ovviamente non sono stato a guardare, cioè ad esempio il drag, non nel caso che ho citato, ma in alcuni casi addirittura non mettono i guanti perché vogliono far vedere i peli del braccio perché fa drag, no? E se devi interpretare una donna, chiaramente, devi coprire quelle normalità che sono, normalità si fa per dire, che sono da donna. No? Io ve ne racconto una che le basta tutte, cioè voglio dire, incanalandosi Stanislavski e compagnia cantanti, l'altro ieri ero a Savona, vestito da uomo, proprio uomo, passando davanti a una vetrina c'era una camicetta, ma bella, 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 e io, uomo, etero, no, cammino così, non avevo i tacchi ovviamente, avevo gli scarponi da montagna, guardo sta camicetta, c'è una signora lì dalla vetrina, ma che bella sta camicetta, guardo il prezzo, me ne frego perché è bella, no? E la signora mi guarda e ci fa, e io faccio il salto per signora. Grazie, voi siete stati veramente belli ed educati, veramente, non è facile quando si impersona qualche cosa di, passatemi il termine, di non usuale, va bene? Mi dica. Vorrei fare una domanda riguardo proprio ai peli, cioè come interprete è stato molto difficile sottoporsi alla ceretta? Allora, fortunatamente non appartengo a quella razza di orsi, diciamo, non ho fatto la ceretta. No. Cioè così, sì, ma sono 50, che... ma sono 50 denari, signora. Sono 50 denari, non sono 8 denari, eh. Comunque mi è bastata la lametta e poi chiaramente un balsamo ammorbidente e mi sono tolto tutti i peli, perché non ne ho più tanti, ecco. Se mi rifà la domanda, mi invento una cosa, è stato terribile, mi hanno tenuto in cinque. Sì. Va bene, allora l'applauso adesso ve lo faccio io a voi. Grazie. Se non ci sono altre domande, io da farfalla. Potrebbe fare un pezzettino come drag queen e un pezzettino come donna per vedere stasera. La adesso. Beh, ma la drag queen, guarda, sì, la contento, signora. Si può, la mia donna. Allora, facciamo una veloce, no? Allora, prima entra la donna e poi il drag queen, va bene? Ok. Parto dal testo, diciamo, richiamato, così almeno donna, Mi dispiace. Mi dispiace, Tonino. Credimi. Mi dispiace. Ma era l'unica cosa che potessi fare. Veramente fare. Veramente l'unica. E non è che non abbia cercato altre soluzioni, ma erano tutte un po' come dire, provvisorio. Ecco. Drag. Mm-hmm.
mi dispiace. Mi dispiace, Tonino. Scusami. Mi dispiace tanto, tanto, ma non potevo fare altrimenti. Gina! E non è che non abbia cercato altre soluzioni, eh? Ma erano tutte un po' come dire Gina! Provvisorie, ecco. Provvisorie. Sì, ah già! C'è qualcuno che vuole fare, già che sono così. La prima Caterina per forza, perché la vogliamo invece per prima. No, per prima. Non ancora rimango così, sì, sì, sì. Va bene, va bene. Oh, se volete. Qua, sì, dove c'è una luce, diciamo, consola. Facciamo un posato, eh? Un posato. Volete? Potete invitarle dove volete, io non mi offendo, anche senza consenso, anzi ve lo do adesso il consenso. Pubblicate quello che volete, se avete fatto foto, eccetera. Faccia quello che crede, non c'è nessuna privacy, o non so come si dice, che poi una parola.